Milite Sugar, prima di cominciare con il video, colgo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video, lasciare tanti bei pollici in su e di seguirmi anche su Instagram. Ed ovviamente ringrazio di cuore tutti i nuovi e i vecchi iscritti, siete tutti super top! Zuccherini e zuccherine, buongiorno e benvenuti in un nuovo video, ma quanto è bello essere in vostra compagnia, no vabbè, io adoro! Oggi andremo a vedere insieme il mio zaino tech da viaggio, ovvero vi mostrerò tutta l'attrezzatura che mi porto dietro per creare contenuti. Ma ora bando alle ciance e mettiamoci all'opera! Questa è tutta la mia attrezzatura tech che andremo a sistemare dentro al mio zaino. Come prima cosa, all'interno di questa tasca vado ad inserire il computer, perché ovviamente con il computer edito i video ed me lo porto sempre dietro. Quindi abbiamo computer, il suo alimentatore, il mouse e anche la pedana che tiene sollevato il computer in modo da fargli prendere aria. Poi abbiamo le sue cuffie e mi aiutano un sacco. O se no, eventualmente mi porto dietro anche i miei auricolari che vado ad agganciare nell'apposita porta che si trova sul computer, perché vabbè, gli auricolari sono molto più comodi perché sono meno ingombranti, però con queste cuffie mi aiutano a sentire meglio, insomma, tutti i suoni, ecco, suoni, voce, la musica. Questo è il computer ed è un MSI. Questa è la pedana che utilizzo per tenere sollevato il computer. Vedete che ci sono tutte le ventoline, per l'appunto servono a raffreddare il PC. Alimentatore. Il mouse. Cuffie. Avete visto che nella prima tasca ho messo il computer, la pedana, l'alimentatore, il mouse. Ho provato ad inserire anche le cuffie, ma niente, sono troppo ingombranti, quindi per cui mi vado a sbattere sia sul computer che con la pedana e ovviamente non si deve rovinare niente. Quindi cosa faccio? Lo spazio libero non lo lascio così vuoto, ma bensì lo riempio. Vado ad inserire i miei due hard disk, perché questi non possono mai mancare. Anzi, sono molto comodi perché una volta che io ho terminato di editare i miei video, ho terminato tutti i miei progetti, io vado a scaricare tutto il lavoro sui miei hard disk. Poi mettiamo il caso che mi possa servire sempre qualcosa, io cosa faccio? Prendo il mio hard disk, lo tiro fuori, con il suo apposito cavetto lo vado ad attaccare al computer e mi scarico tutto quello che mi serve. Quindi questi sono i miei due hard disk e li vado ad inserire. Poi abbiamo la chiavetta USB e il caricatore per le batterie di scorta della mia fotocamera. Io ne ho tre di batterie, due le vado ad inserire qui dentro e la terza generalmente la ricarico direttamente dalla fotocamera. La prima parte è andata. Proseguiamo. Nella tasca davanti andiamo ad inserire lo stabilizzatore, ovviamente non può mai mancare nel mio zaino la tastierina rosa della Logitech, è davvero comoda e praticamente sulla tastierina ho memorizzato sia il computer che il mio cellulare. Visto che comunque, mamma mia, è davvero lunga scrivere con il tastierino del cellulare, io cosa faccio? Accendo il Bluetooth della tastierina e del cellulare, dialogano e io uso lei praticamente, ed è di una comodità estrema, ecco. Questi sono tutti i miei cavetti, sono davvero indispensabili e io li utilizzo un sacco per creare tutti i miei collegamenti, che sia per power bank o quant'altro. Non possono mancare mai, li vado a inserire nella taschina qui. Questo è il mio treppiede ed è un Joby.
Lo utilizzo un sacco con la mia fotocamera per fare anche i time lapse e quant'altro. Poi vedete, ha qui questa rotellina e serve a smollare la testolina che c'è qui sopra. Poi qui sotto abbiamo i suoi relativi piedini, per l'appunto per andare a appoggiare il treppiede, e poi la parte sopra è estendibile. I miei due power bank. Ovviamente, cosa non può mai mancare in uno zaino di un creator? Ma la fotocamera! Io praticamente ho una vlog camera della Sony. Sempre qui sotto, per l'appunto, nell'info box trovate il link dove c'è tutta la mia attrezzatura e c'è anche il link della fotocamera. Ovviamente adesso non è all'interno della custodia perché per l'appunto mi sta registrando, ma comunque sia, questa è la sua custodia. Batterie, fotocamera. Questo quadernino super glitterato è il mio quadernino delle idee, ovvero quando viaggio il mio quadernino non può mai mancare perché per l'appunto vado a scrivermi le idee, futuri video che voglio registrare e ovviamente la sua pennina kawaii viaggia sempre con me. Finalmente andiamo ad inserire le cuffie. I miei auricolari e il suo apposito sacchettino, ovviamente il tutto pink. All'interno di questa pochettina ho tutti i miei caricabatterie, il caricatore per la macchina fotografica, ho anche una presa multipla, si sa mai, io me la porto sempre dietro. In più ho anche il lucchetto di sicurezza. Ovviamente non può e non deve mai mancare il cellulare, praticamente è il mio prolungamento perché io con il cellulare guardo le notifiche di YouTube, di Instagram, WhatsApp ed ovviamente questo viaggia sempre costantemente con me e attaccato al cellulare io ho la sua apposita staffa, chiamiamola così, vedete che ha due fori, ok? E praticamente mi serve per far sì che io possa agganciare il mio cellulare al cavalletto della Manfrotto, perché mettiamo il caso che magari per l'appunto la fotocamera è impegnata a fare un tipo di ripresa, io posso comunque portarmi avanti anche con il cellulare. Passiamo ai miei effetti personali. Con me viaggio sempre la mia pochettina dove all'interno ho spazzolino, dentifricio, pettine, elastici perché non bastano mai, non lo so, non so. Se capita anche a voi, scrivetemelo qui sotto nei commenti se anche a voi capita di perdere spesso e volentieri gli elastici. E poi ho anche Loki e questa per l'appunto viaggia sempre con me. Altra cosa che io mi porto dietro, vabbè, è la crema per le mani, igienizzante spray, una mascherina FFP2 di scorta, fazzolettini di carta. Ho la mia chiavetta USB della Swarovski, praticamente ho tutta la mia musica qua dentro e posso metterla per l'appunto in macchina, perché in macchina ho la porta USB, io vado ad inserire la testolina e mi parte la musica e quando la testolina si accende praticamente i due Swarovski si illuminano d'azzurro. Poi mi porto sempre dietro anche il mio astuccino con i miei pennarelli, perché sapete bene che a me piace colorare e per l'appunto ho sempre dietro con me anche il mio libricino da colorare, ovvero quello di Pushkin, perché mettiamo il caso che magari sono un attimo in siesta, sono un attimo in relax, magari mi metto lì e coloro e poi porto dietro anche il memory card che ci gioco con mio gentil consorte. Ora andiamo a inserire tutto nello zaino. Questo è il mio zaino tech da viaggio per più giorni. Avete visto che praticamente mi sono portata dietro il mondo e in viaggio, quando ho un attimo di tregua, di relax, piuttosto che cosa faccio? Io tiro fuori il mio computer e inizio a editare i video. Avete visto che qui è comparso anche uno zaino un po' più piccolino,
Bene, questo è lo zainetto che io utilizzo magari per fare la classica giornata di lavoro che vai e vieni in giornata, o eventualmente lo utilizzo anche per il classico weekend. È pur sempre spazioso, quindi per un weekend o per la classica giornata che vai e vieni così tranquillamente va super benissimo, ha tutte le sue taschine. Se volete un video anche di come sistemo il mio zainetto per la classica giornata che vai e vieni o per il weekend, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così io provvedo a registrarvi il video. Questo io l'ho utilizzato anche per la registrazione del video del parco Sigurtà, e qui sopra vi lascio anche la scheda del video, mi raccomando andatelo a vedere perché è davvero molto bello, e l'ho utilizzato anche per il weekend a Valeggio sul Mincio. Devo dire, ripeto, che per uno o due giorni è davvero molto molto comodo. Qui sotto nell'info box vi lascio anche il link diretto per seguirmi su Instagram, e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao a tutti!